274, dove sei? 274, dove sei? Pronto? 274? Pronto? Sei tu 274? Sì, sono io. Dove sei? Come? Parlo con il 274, giusto? Sì, sono il 274. Ma tu chi sei? Chi sono io? Sì. Chi vuoi che sia, sono la tua centrale. Ah, già. Dove sei? Sto girando. In che senso? Senti, bello, ho un lavoro per te. Se sei nella zona in cui credo tu sia, dove sei? Sto girando. Non girare. Smetti di girare. Nessuno ti ha detto di girare. Cosa cazzo giri a fare? 274? Sì, ti sento. Voglio che tu vada alla Victoria Station a prendere un cliente che arriva da Bologna. Tutto qui. Ricevuto. Ma ora, quello che voglio sapere da te è questo. Dove sei? E non mi dire che stai girando. Dimmi se ti trovi nelle vicinanze di Victoria Station. Victoria cosa? Station. Puoi darmi una mano? Come, scusa? Puoi darmi una mano? Puoi venirmi incontro? Vedi, 274, non ho nessun altro in quella zona. Ho solo te. Almeno credo. Ho solo te. Almeno credo. Mi segui? Mi segui? Sì, ti seguo. Guarda che è una buona corsa, 274. Vuole che tu lo porti fino a Cuckfield. Eh? Vuole che tu lo porti fino a Cuckfield. Arriva con il treno delle 10:22 da Boulogne, l'Eurocity. Si chiama Mac Rooney. È basso e un po' zoppo, lo conosco da anni. Ti aspetta sotto l'orologio. Lo riconoscerai da un cappello. Ha un cappello con su una piuma e avrà con sé un'attrezzatura da pesca. 274? Sì, ti ascolto. Mi segui, sicuro? Sì. Mi senti? Sì, ti sento. Cosa stai facendo? Niente, non sto facendo niente. Il motore funziona? Sì, sì. Hai la batteria scarica? No. Perciò sei seduto in un'auto che va bene, giusto? Ci sono seduto dentro, sì. Sei seduto al posto di guida? Sai cosa voglio dire, no? Hai un volante davanti a te? Perché io non ce l'ho, 274. Ti sto parlando con questo microfono per dare un senso alla nostra vita. Questo è il mio compito. È stato Dio ad assegnarmelo. Me lo ha chiesto lui personalmente. Sono il tuo monaco di zona, 274. Sono un monaco. Mi segui? Vivo di stenti. Non ho né un volante né uno sterzo davanti a me. E nemmeno un impianto di raffreddamento né quattro ruote. Non ho due specchietti ai lati e non ho un crick nel portabagagli. Ma se avessi un crick nel portabagagli, te lo infilerei dritto in culo. Senti, 274, ho delle buone ragioni per pensare che tu sia seduto alla guida di una Ford Cortina. Ci terrei moltissimo che tu andassi alla Victoria Station, in auto, cioè non a piedi. Voglio che tu ci vada in auto. D'accordo? Tutto quello che hai detto è esatto. Sì, questa è una Ford Cortina. Bene, d'accordo. E tu ci sei seduto dentro mentre stiamo avendo questa conversazione, così? È così. Dove? Vicino a un parco. Vicino a un parco? Sì. Quale parco? Un parco buio. Buio? Buio. Perché? Sì. Perché? Non è una domanda facile. Ah no? No. Ti ricordi del cliente di cui ti stavo parlando? Quello che è in arrivo alla Victoria Station? Beh, ci terrebbe molto che tu lo accompagnassi fino a Cuckfield. Ha una vecchia zia laggiù. Va lì a trovarla. Sarà di buon umore. E se giocherai bene le tue carte, magari ci tiri su un sacco di soldi. Ricevuto? 274? Pronto, sì. Va alla Victoria Station. Non la conosco. Non la conosci? No, cos'è?
è una stazione 274. Non l'hai mai sentita nominare? No, mai. Ma che razza di posto è? Non hai mai sentito nominare Victoria Station? No, mai. È una stazione famosa? Beh, a dirti il vero, mi domando cosa ho fatto in tutti questi anni. Già, cosa hai fatto in tutti questi anni? E non lo so nemmeno io. E va bene, 274, presentati domani mattina in ufficio. 135, dove sei? 135, dove sei? Non mi abbandonare così. Come? Chi sei? Sono io, il 274. Ti prego, non mi abbandonare. 135, dove sei? E non ti mettere con l'135. Non è l'uomo che fa per te. Quello ti porta in un vicolo cieco dopo l'altro. Lo fanno tutti. Il tuo uomo sono io. L'unico di cui ti puoi fidare. Ti conosco 274. Ci siamo mai visti. Sarò felice di incontrarti domani mattina. Non vedo l'ora davvero. Sarò qui, seduta con il mio gatto a 9 code in mano. E lo sai cosa farò? E lo sai cosa farò? Ti legherò nudo come un verme. Ti legherò nudo come un verme. Ad un tavolo da macellaio. Ad un tavolo da macellaio. E ti frusterò a morte. E ti frusterò a morte. L'intero percorso. L'intero percorso. Fino al Crystal Palace. Fino al Crystal Palace. Ma e dove sono? Adesso me ne ricordo. Sono seduto vicino a un parco buio. Sotto il Crystal Palace. Sì, lo posso vedere. Si stadia contro il cielo. È un edificio meraviglioso, non trova? Mia moglie è a letto. Probabilmente dorme. Ah, ho avuto anche una bambina. Oh, hai avuto una bambina? Sì, credo che sia una bambina. Presentati domani mattina alle 9. 135, dove sei? Dove cazzo sei, 135? 178? 201? 246, c'è qualcuno che può sentirmi? Dove siete finiti tutti? C'è una buona corsa fino a Cackfield. C'è nessuno che mi sente? Io ti sento. Chi sei? Sono io, il 274. A tua disposizione. Cosa vuoi che faccia? Sei proprio sicuro di voler sapere cosa voglio che tu faccia? A proposito, dimenticavo di dirti una cosa. Cos'è? Ho un P.A.B. Un P.A.B. Sì, significa un passeggero a bordo. So cosa vuol dire 274. Vuol dire che hai un passeggero a bordo. Esatto. Hai un passeggero a bordo seduto dalla parte del parco. Esatto. Sono stata io a passarti questa corsa? No, non credo che tu c'entrassi. E dove vuole essere portato? No, non vuole essere portato da nessuna parte. Abbiamo solo girato un po' e poi siamo venuti qui a riposarci. Dentro il Crystal Palace? Non dentro. Ah, non siete dentro? No, non proprio dentro. Non so se lo sai, ma il Crystal Palace fu raso al suolo da un incendio molti anni fa, nel grande incendio di Londra. 274? Sì. Molla il tuo passeggero.
Mollalo alla destinazione richiesta e avviati alla Victoria Station. Altrimenti ti spacco le ossa una ad una, ti divoro e poi ti sputo, ti prendo a morsi lo stomaco e ti stacco tutti i peli del corpo come uno scovolino. Ricevuto. 274. Pronto, sì. Cominci ad ossessionarmi. Finirai col farmi morire. Sono sola. In questo gelido. In questo gelido. È miserabile ufficio del cazzo. È miserabile ufficio del cazzo. E nessuno mi vuole bene. E nessuno mi vuole bene. Ascolta, pezzo di merda. Ascolta, pezzo di merda. Sì? 135, dove sei? 135, dove sei? Non ti mettere con l'135. Non è l'uomo che fa per te. Sono tutti una manica di sanguisughe. Io sono l'unico di cui ti puoi fidare. Lo sai cosa ho sempre sognato di fare? Ho sempre sognato una bella vacanza al sole delle Barbados. E penso proprio di andarci alla fine dell'anno, 274. Perché non vieni con me? Alle Barbados. Io e te da soli. Ti porterò a nuotare con la maschera e nuoteremo insieme nel mare blu dei Caraibi. Nel frattempo pensa, perché non fai un salto qui in ufficio mentre io ti preparo una bella tazza di tè? E potresti dirmi del tuo passato, delle tue ambizioni, delle tue aspirazioni e dirmi tutto dei tuoi hobby e passatempi. Vieni a berti una bella tazza di tè, 274. Mi piacerebbe, ma non posso. Ho un passeggero a bordo. Passami il passeggero, fammici parlare. E si è addormentata dietro al sedile posteriore. Emily. Posso confidarti un segreto? Ti prego. Credo di essermi innamorato, sì, per la prima volta nella mia vita. E di chi ti saresti innamorato? Ma della ragazza al sedile posteriore. Credo che la terrò con me per tutta la vita. Resteremo insieme in quest'auto fino alla fine dei nostri giorni. La sposerò in quest'auto e moriremo in quest'auto. Quindi hai finalmente trovato il grande amore, eh, 274? Sì, finalmente ho trovato il vero grande amore. Quindi adesso sei un uomo felice? Sono molto felice. Penso, sì, penso di non aver mai provato tanta felicità. Vorrei essere la prima a felicitarmi con te, 274. Vorrei porgerti le mie più sincere congratulazioni. Grazie infinite. Non c'è di che. Devo scrivermi sull'agenda di non dimenticarmi di queste nozze d'oro. Verrò con qualcuno dei miei ragazzi per brindare alla tua salute. Sì, verrò con qualcuno dei ragazzi. Ci faremo una bella cantatina e ci berremo due boccali di birra. D'accordo? 274. Pronto, ti ascolto. Chiudo il mio ufficio. Salto sulla mia vecchia auto e vengo lì a stringerti la mano. D'accordo? Bene. Ma il cliente che arriva al Victoria Station col treno delle 10:22 via Bologna? Che vada a farsi fottere. È che voglio conoscere la tua amica, sai? Festeggiamo insieme. D'accordo? Non ti muovere. Stai lì dove sei. D'accordo? D'accordo? 274? Sì. Non ti muovere. Stai lì dove sei. Arrivo subito. No, non mi muovo.
sarò qui.